Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Violetta Gott, che mi chiede di parlare del film del 2000 di M. Night Shyamalan, Unbreakable, il predestinato, un grandissimo Bruce Willis, un gigantesco Samuel Jackson, un'ottima Robin Wright. Per questo filmone, diciamo che è il primo della trilogia che poi continuerà con Split e con Glass 20 anni dopo, praticamente, quando il nostro dovrà ritornare in auge. Questo Unbreakable riporta Bruce Willis, appunto, com'era nel senso senso, ma per chi dice che era lo stesso film, sì, non c'entra praticamente un cazzo, perché qui siamo di fronte in realtà a un thriller supereroistico, la nascita di un supercattivo e la nascita di un supereroe. Questa è la realtà dei fatti. La storia è quella, appunto, di Bruce Willis, che interpreta David Dunn, che è una guardia giurata, praticamente, che è l'unico rimasto sopravvissuto a un incidente ferroviario che ha deflagrato tutti, non c'è rimasto manco nulla proprio, che viene contattato da questo venditore di fumetti che ha una malattia genetica, le sue ossa sono come fossero di vetro e quindi come lo tocchi si rompe, che lo avverte che secondo lui, anni che fa ricerche, lui dovrebbe essere ed è essenzialmente un supereroe, è immortale, non potrà mai pigliare la botte e scoprirà anche che forse l'acqua, come dire, proprio l'acqua, la pioggia e tutto il resto, è il suo vero unico nemico, la sua criptonite in un certo senso. E quindi se abbiamo da una parte un certo Samuel Jackson che cerca di convincere Bruce Willis ad essere quello che è, e Bruce Willis che lentamente col figlio, in realtà con la moglie sempre più distante, con la quale si riavvicinerà, in realtà si rende conto veramente di avere una forza mostruosa e di avere, essere probabilmente quel supereroe che tanto si pensava potesse essere, insomma, nella mente di Samuel Jackson. Un film meraviglioso, la parte appunto da piccolo di Samuel Jackson che si rompe tutto, che si affeziona ai fumetti grazie alla madre che gli regala un fumetto per farlo uscire di casa ogni giorno sopra questa cazzo di panchina, è veramente clamoroso come poi cresce, come tratta di merda quella all'interno del suo negozio quando vuole comprare l'affare da migliaia di dollari per dare a un bimbo di 6 anni e non capisce che quel disegno è arte. In un certo senso sono tutte bellissime le parti in cui il nostro Bruce Willis cerca in tutti i modi di spiegare a tutti che in realtà lui si è rotto un braccio, non ha fatto, quando in realtà non è assolutamente vero, si capisce dopo 20 minuti, ma è un film che non lavora sul colpo di scena finale, che comunque è bellissimo, ma lavora proprio sulla costruzione e la decostruzione di come nasce un supereroe da una persona normale, semplice, lo fa attraverso veramente un gusto estetico meraviglioso. Il montaggio è perfetto, il ritmo è lento, il cicocchiano fino all'ultimo secondo, la tensione è sempre costante e il film non snocciola scenacce d'azione buttate lì a caso, ma anzi regala dei momenti di cupezza incredibile, dei momenti di ansia veramente alti. Tutta la parte iniziale con l'omicidio del treno girata in piano sequenza, muovendosi fra una poltrona e l'altra, facendo vedere Bruce Willis che tipo è, ci fa già capire, si leva la fede, batte la ragazza, poi lei se ne va e poi l'incidente e di lì poi tutto quello che succederà in realtà, appunto, sin dalla stanza dei medici che rimangono tutti sbalorditi, che non hanno nemmeno un graffio, fino al meraviglioso, come ho detto, finale, dove tutto in realtà, tutti i nodi verranno al pettine. È un film assolutamente perfetto, secondo me un capolavoro di quelli di Shyamalan, uno dei suoi film migliori, un'opera assolutamente straordinaria che un'altra volta dimostra come si può parlare di cinefumetti attraverso un cinema comunque originale che non derivi da niente, e questo diventa veramente una grandiosità nella scrittura di uno Shyamalan perfetto che dirige in modo assolutamente eccellente, veramente un kubrickianamente a tratti, una regia che lascia veramente soddisfatti, dei dialoghi fantastici, un rapporto fra i personaggi uno più bello dell'altro per un filmone, dà una forza visiva e di racconto esponenziale che si apre sempre di più. Ogni volta che guardo questo Unbreakable mi sembra sempre più bello ogni inquadratura, ogni piccolo oggetto messo in scena, ogni movimento della macchina, ogni sonoro, ogni piccolo utilizzo della musica risulta eccezionale, così come l'utilizzo del ragazzino, così come nella grandissima Robin Wright che qui riesce veramente a donarci un personaggio assoluto per un film che si muove, come ho detto, alla stragrande su quel livello, appunto, di possibilità di cadere da un momento all'altro, invece il grandissimo Shyamalan, invece di rimanere solo lì, inizia a salire sempre di più e la seconda parte diventa veramente incredibile per come si muove anche di ritmo e come cambia assolutamente di passo tutto quello che viene raccontato. È un film veramente bomba, secondo me è inutile stare qui a parlare più di tanto, la monografia di Shyamalan me l'avevo fatta, ma questo film, insomma, me l'hanno richiesto un bel po' di tempo fa, è passato più di un anno, mi scuso perché con chi me l'ha richiesto. Comunque questa mini recensione è quello che penso e che ho sempre pensato, probabilmente rivedendola ancora per questa mini recensione nel mio bel Blu-ray, continuo a pensare che Unbreakable abbia una scrittura perfetta, abbia degli attori eccezionali, Bruce Willis proprio nel suo negare l'espressione al suo personaggio, nel renderlo così passivo, risulta essere perfetto, così come è perfetto il grande Shyamalan quando fa la sua particina allo stadio, così come sono grandissime tutte le scene in cui il nostro incomincia, ecco, diciamo, a capire i propri poteri, a capire
capire perché ha sempre avuto un sesto senso e di avervi lì via dicendo. Quindi per me è un film assolutamente da non perdere, ripeto, insieme a Split and Glass che sono fantastici, un film anche che vive da solo e che crea la genesi appunto di un super cattivo e di un supereroe come mai si era vista secondo me su grande schermo, perché è veramente una bomba eccezionale, ricordando a tutti che questa è roba che lui si è scritto e non arriva assolutamente da niente di precostruito. Quindi grande Shyamalan, grande film, veramente questo Unbreakable. Il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, poi seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio il giro per l'Italia. Insomma, questo Unbreakable, il predestinato, non può essere che un acquisto obbligato insieme a Split e Glass, che per me insomma sono, come ho detto, una trilogia imperdibile. Questo Unbreakable apre il tutto con il botto, perché è veramente un semicapolavoro, per me un gioiello assoluto, anche di thriller, anche di tensione, è proprio un grandissimo film di quelli che non vi dovete assolutamente perdere.